atteso qui all'IFA di Berlino, che è stato appena presentato da parte della casa cinese. L'evento è stato veramente ricco di prodotti, ma possiamo confermarvi che effettivamente si tratta di un dispositivo interessante. Quella è la novità principale, quella della batteria da 5000 mAh, che dovrebbe garantire un utilizzo di almeno 18 ore ininterrotte anche di riproduzione video. Che cosa va notato? Abbiamo provato altri smartphone con la super batteria, come ad esempio il TCL 5000, e avevano uno spessore nettamente maggiore di questo, che tra l'altro possiamo notare come sia finemente lavorato in alluminio, ed effettivamente ci sia uno chassis che comunque non prevede la rimovibilità della batteria, almeno da quello che possiamo vedere ora, e mantiene comunque un form factor abbastanza standard con un doppio speaker nella parte inferiore. Abbiamo appunto a disposizione un display con diagonale da 5,5 pollici Full HD, 13 megapixel di fotocamera posteriore con flash dual tone e 5 megapixel invece di tipo di fotocamera frontale. Molto interessante il fatto che sia stato dotato effettivamente di un chipset Qualcomm Snapdragon, in particolare andiamo a vedere l'MSM 8939 da 8 core appunto a 1.5 GHz, mentre il binomio di RAM e memoria interna è di 2 GB e 32 GB. Abbastanza strano che non sia stato introdotto un quantitativo di RAM maggiore. In particolare possiamo segnalare che a livello invece di interfaccia, nonostante stiamo parlando di Android 5.1.1, non siamo di fronte ad un'innovazione. Infatti tutte queste caratteristiche sono quelle che abbiamo già potuto vedere anche su altri smartphone testati di recente come Lenovo White Shot o Lenovo K3 Note. Sicuramente si tratta di un prodotto interessante che va testato per la sua immensa batteria. Questo è il Lenovo Vibe P1 e poi conosceremo anche il Lenovo Vibe P1M, che è una versione ridotta e più compatta di questo dispositivo. Ci vediamo su technology.net, continuate a seguirci.